Un buon sabato a tutti da Alfredo Mamucari, ben trovati. Sto con la mia, non la Malmsteen, ma con una Fender molto molto bella americana. Vabbè, vi interessa poco. Seguitemi ragazzi, seguitemi voi che siete impazziti della chitarra. Io ho un sistema, come avete visto, di insegnarvi molto semplice, meglio dei libri, meglio di quelli che mettono a mano destra, a mano sinistra, la cosa iscriviti, eccetera. No, io vi faccio vedere proprio. Allora, la scala in fa minore diesis sarebbe questo. Non è questa la scala. Non è questa la scala, questa era una sfuriata che mi è venuta. La scala è questa, è composta da 5, cioè, allora, vediamo il primo. La velocità dovrebbe essere questa. Note vado a prendere, sono tre note. Sul quinto tasto con la prima. Vabbè, intanto vi faccio vedere tutto il fraseggio e poi così capite il motivo di quello che stiamo facendo. Allora, il primo è questo. Il secondo è questo. Il terzo è questo. Il quarto è questo. Il quinto è questo. L'ultimo e qui finisce, che poi qui io ci includo. Bene, allora andiamo a vedere il primo passaggio. Quinto tasto, prima corda, vedete, no? Secondo tasto, sempre con la prima corda. E secondo tasto con la seconda corda, la corda che gli sta sotto. Come fate a non imparare con me la chitarra, porca miseria? Cioè, guardate, eh. Questo è un tocco solo che io faccio con la mano, purtroppo col cellulare non è che si possa vedere tutto quanto. Comunque, ecco, prima nota, seconda nota, senza plettro, è il legato, quando leghi due note, invece di fare, fai, questo significa il legato, per chi non lo sa, per cui la scala è tutta il legato. Allora, il primo banco è questo, che voi provate chiaramente, cominciate da questo molto lentamente, lo cominciate così, come fare i bastoncelli all'asilo, ma così si deve imparare, dal piano, quando se ti, no, pianoforte, dal piano al salire. Allora, questo dovrebbe essere il giusto ritmo, ma chiaramente voi lo farete così. Bene, e poi arriverete a farlo. Come lo faccio io? Bene, andiamo al secondo banco, che è questa qui, al settimo tasto della prima corda Mi. Andate al quarto e al quinto della seconda corda. Sarebbe così.
Se voi lasciate questi due fissi, dopo vi faccio rivedere anche della fissi, dovete solo muovere la prima. Perché facendo così fai il pull off e tocchi la seconda corda solo. Va bene? Il terzo banco è questo. Praticamente andate sul nono tasto, sempre con la prima corda, però questa volta fate due semitoni, cioè due toni. Sempre la corda sopra. Fino a questa velocità. Va bene? E ricominciamo, facciamo questi primi tre. Ora c'è al dodicesimo tasto fate sempre uno pull off che andate sul nono tasto e sul decimo della seconda corda. Pure qui potete tenere queste fisse e suonare solo così. Poi andate al quattordicesimo tasto, fate sempre il pull off a quest'altra nota e sempre solo. È molto semplice. Capire, cioè, voi lo dovrete fare. Cioè, dovete essere padroni di fare quello che fate. Non fa la casaccia. E per fare le cose fatte bene vanno fatte le fondamenta. Così è su tutte le scale, su tante cose della vita, non solo della musica. Allora, la base è farla piano. Fino a che proprio dite so padrone di questo suono, di questo giro, di questo fraseggio. Fino a farla così. Va bene. Qui andiamo al sedicesimo tasto, sedicesimo, il pull off. Sempre sulla stessa corda. Fate così, no? Fino a aumentare. Deve prendere la velocità di tutti gli altri. E qui vi aggiungo, questo è per farvela vedere lenta, allora, ricominciamo. Ricordate? Questa scala la potete anche evitare, io ce la metto perché ci sta tutta. Allora, ve la rifaccio vedere lentamente l'ultima volta, così credo che la impariate.
Allora vado e poi chiudo il video. Ragazzi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi adesso, clic 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 clic, se non vi volete perdere questi video. La campanellina, è tutto gratis, ragazzi, è tutto gratis. Alfredo Mamuca dice, ma io non so buona a iscrivermi, dove andare, che devo fare? Te lo dico io, apri YouTube, tanto dicono tutti gli YouTubers quello che sto dicendo, non so, di, ma perché ci dici, voglio che la gente mi segue sempre di più. Allora, aprite YouTube pure col cellulare, col computer, scrivete Alfredo Mammucari con una C, Mammucari. Vi apre la pagina, normale, come se tu vuoi cercare qualsiasi cosa, che ne so, macchina Citroën, vai su YouTube, scrivi macchina Citroën, ti apre le macchine Citroën. Scrivi Alfredo Mammucari, ti apre tutti i miei 300 e passa video che ho fatto di chitarra. E non solo. Una volta aperta sta pagina, sulla destra c'è un rettangolino rosso, cliccate lì e la campanellina vicino che vi avvertirà in tempo reale di ogni video che io faccio, che poi anche se state al lavoro vi arriva il messaggio. Ah, bene, stasera se me va mi vedo, tanto in televisione non c'è niente, a parte che la televisione, ragazzi, insomma, io queste cose che ti insegnano qualcosa che a te ti interessa. Candalì, gira, 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 gira tutto. Comunque, avevo detto, ve la faccio l'ultima volta lentamente. Bene, grazie, sono contento se vi è piaciuto, imparerete questa bella scala e ci vediamo al prossimissimo video che farò. Grazie e buon sabato a tutti da Alfredo Mammucari. Mi raccomando, iscrizioni, vi lascio anche il link in basso, così potrete anche, se non volete scrivere Alfredo Mammucari, cliccate direttamente sotto al link che vi lascio e vi apre già la pagina. Va bene, iscrizione, campanella. Buon sabato. Vai con la musica!